Stop code, alleggerimento del traffico veicolare e un sostanziale miglioramento della qualità dell'aria. Da oggi una bella boccata di ossigeno e non solo in senso metaforico per gli automobilisti dei comuni a nord di Napoli. Sono stati infatti inaugurati questa mattina dal consigliere delegato alle strade della città metropolitana, Raffaele Cacciapuoti, gli svincoli di Mugnano in entrata e in uscita della SP500, la cosiddetta perimetrale di Melito. È quello che dalla SP1, nota come circunvallazione esterna, immette sulla perimetrale in direzione Napoli-Capodichino. La zona è quella dove insiste il centro commerciale Auchan, al confine tra Mugnano e Melito, caratterizzata finora da blocchi di traffico notevoli, dovuti in buona parte proprio alla chiusura delle rampe. In pratica, gli automobilisti provenienti da Melito, Mugnano, Arzano e da altri comuni dell'area nord che dalla circunvallazione vogliono raggiungere il capoluogo, in particolare la zona dell'aeroporto, potranno utilizzare lo svincolo diretto verso la SP500, cosiddetta rampa dell'ISO, senza incanalarsi nel circuito cittadino, in particolare decongestionando gli incroci noti come la rotonda di Mugnano e la rotonda di Auchan. Così come gli automobilisti che percorrono la perimetrale sia in direzione Napoli che in direzione nord, diretti a Melito, Mugnano, Marano e comuni limitrofi, da oggi possono utilizzare l'uscita corrispondente, evitando di ingolfare con tortuosi giri la viabilità circostante. Un'altra opera importante, molto sentita nella popolazione, molto richiesta, questa si aggiunge a una serie di manutenzioni ordinarie già presenti in lavorazioni che stanno sulle strade provinciali e si aggiunge all'altra apertura della rampa, quella Grumonevano, Casandrino, Sant'Antimo. Non ci fermiamo qui, questa è l'ennesima dimostrazione che Città Metropolitana c'è, conta e collabora ed è vicina ai cittadini. Riapriamo e mettiamo in esercizio un'arteria chiusa da oltre 20 anni, il tutto con capacità tecniche, professionali e impegno politico di Città Metropolitana. Quindi colleghiamo e mettiamo in rete l'area nord di Napoli con le periferie di Napoli. Noi abbiamo riaperto 3 svincoli stamattina, di cui 2 erano già originariamente in funzione, in esercizio, che però sono stati ridisegnati, rimodellati per consentire l'esatta distanza tra un varco esistente previsto dal codice. Il costo più o meno è stato intorno ai 400.000 euro previsti. Abbiamo dovuto riprofilare tutta la reggimentazione delle acque, abbiamo sostituito tutti i giunti. Il sistema stradale in questione riguarda un bacino d'utenza di circa 200.000 abitanti, con milioni di passaggi all'anno. Soddisfatti i sindaci dei comuni interessati. Dopo 2 anni di intenso lavoro in collaborazione con la città metropolitana, finalmente otteniamo questo grande risultato, che è un grosso successo per Melito, per la città metropolitana, ma soprattutto per i cittadini della zona. Penso che tutti i cittadini, non solo di Mugnano ma di questa zona, normalmente quando percorrono la circunvallazione esterna, tendenzialmente arrivati all'altezza di Auchan, si fermano e si bloccano perché nelle ore di punta si forma un traffico pazzesco. Io veramente voglio ringraziare la città metropolitana per quello che è stato capace di realizzare, il sindaco De Magistris, il consigliere Cacciapuoti, che veramente si è prodigato tanto per questo. Il sindaco ha sottolineato che questo intervento assume maggiore importanza alla luce degli episodi che hanno interessato la linea 1 della metropolitana. Finalmente c'è speranza di vedere questa zona meno trafficata, con tempi di percorrenza ridotti, e sono convinto che in qualche modo, grazie a questo evento storico, ne trarrà vantaggio anche quella che è l'altra parte, diciamo, di questa zona, che oggi purtroppo sta vivendo il dramma serio dell'incidente della stazione di Chiaiano. Quindi è aumentata la circolazione veicolare e quindi cose come queste chiaramente possono solo fare bene. Secondo il sindaco di Marano, l'opera produrrà benefici oltre per noi che rientriamo verso le nostre case, ma anche per lo stesso Auchan di fronte, per un'attività commerciale di queste aree geografiche che assicura tanti posti di lavoro a tante persone. Nell'occasione il consigliere delegato Cacciapuoti ha anche chiarito la questione relativa alla piaga dei rifiuti, che spesso trasformano le nostre strade in vere e proprie discariche. Il rifiuto è di competenza comunale. Tra l'altro ricordo che, per assurdo, Città Metropolitana, nonostante proprietaria di Sapna e quindi di siti di stoccaggio e conferimento, non può conferire. Possono conferire solo i comuni. Gli effetti dell'opera inaugurata questa mattina sono evidenti. Una migliore viabilità porta meno traffico, meno inquinamento, maggiore tutela dell'ambiente. Il progetto primario è la tutela dell'ambiente, tant'è vero che non ci siamo limitati solo alla singola arteria. Abbiamo provveduto alla piantumazione di nuovi alberi. Proprio è questo il segnale: viabilità, flussi di traffico, ossigeno, vita, ambiente, tutela.